È nata al tempo del coronavirus la mostra fotografica Gualdo Tadino, la grande bellezza, promossa dal gruppo fotografico gualdese, ed inevitabilmente ha dovuto da subito far fronte, come tanti altri eventi in Italia, alle difficoltà. Annullata l'inaugurazione sabato 7 marzo, si è comunque aperta al museo di Casa Cagliani, tranne poi dover fare i conti con il decreto dell'8 marzo che ha chiuso fino al 3 aprile i musei. Ergo, non è visitabile fino a quella data, con la possibilità che possa essere spostata altrove, visto che era prevista in loco solo fino al termine di marzo. TRG ha fatto in tempo a visitarla per vedere il tributo che 25 fotografi del gruppo hanno fatto alla città e al suo paesaggio in foto stampate in formato 60x75. Volevamo proporre una mostra che mettesse in evidenza le bellezze di Gualdo Tadino, le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche in questo caso, riprendendo un po' quello che avevamo fatto lo scorso anno quando abbiamo fatto la stessa mostra al centro del trapianti del midollo osseo a Perugia, che sta riscuotendo ancora un grande successo perché è una mostra permanente. Quindi abbiamo pensato di riproporla escludendo le manifestazioni folcloristiche, perché quelle meriterebbero forse un capitolo a parte. E quindi abbiamo cercato di far vedere queste bellezze inserite su questi grandi pannelli, con sotto naturalmente i sponsor che sono il Comune di Gualdo Tadino, il Polo Museale, e poi ognuna è stata abbinata ad uno sponsor al quale poi alla fine verrà regalato il pannello. Si tratta del primo appuntamento pubblico del rivitalizzato gruppo fotografico gualdese, nato nel 1984, autore di numerose pubblicazioni e mostre, quiescente negli ultimi anni ma tornato più vivo che mai in questo 2020. Adesso abbiamo una sede in via Santo Marzio su Lecce Semonina e siamo 38 iscritti a questo momento. Abbiamo molte facce nuove, molte persone nuove che sono arrivate, anche ragazze che prima non avevamo. Questo ci fa molto piacere e vedo che sono anche molto attivi. Già dalla primavera sono previsti nuovi appuntamenti e forse una sede espositiva fissa in centro storico, un modo per far rinascere un'acropoli che si spegne di attività e frequentatori che, coronavirus a parte, sono fondamentali per assolvere alla vocazione sociale che da sempre ha un centro.